una nuova sede operativa inaugurata oggi a Borgo San Nicola ed un nuovo corso per il futuro ambientale a Lecce. Tecnologia al servizio dell'ecosostenibilità, risorse umane specializzate e mezzi di ultima generazione. La Monteco SRL è pronta a garantire la raccolta differenziata porta a porta, avviando di fatto una nuova era nella gestione dei rifiuti. Il progetto è semplice: dotare i cittadini di appositi kit per realizzare la differenziata. Si partirà dai residenti del centro storico di San Pio per poi includere gradualmente tutti gli altri quartieri. Con questo servizio, spiega l'amministratore unico della società salentina Mario Montinaro, rivoluzioneremo il modo di considerare i rifiuti. Il rifiuto che ognuno di noi rifiuta non è un rifiuto, mi lasci il gioco di parole, però un riutilizzo su altri settori, in altre cose, per cui noi porteremo anche le scolaresche, i ragazzi, le associazioni che vogliono vedere il ciclo completo dei rifiuti che andremo a raccogliere dalla casa dell'utenza, per vedere l'uso che ne facciamo e quindi il recupero che andremo a fare della carta, della plastica, del vetro, dei metalli, tutto quello che va ad essere recuperato in altri settori. Lo vogliamo fare, già lo facciamo in tanti altri comuni, vogliamo fare a Lecce e con grande impegno nostro, sperando che ci sia una disponibilità più spinta anche della cittadinanza. In attesa della firma che siglerà l'accordo definitivo con il Comune di Lecce e che renderà operativa l'aggiudicazione di un appalto che supera 120 milioni di euro, tutto il personale si prepara alla grande sfida con un occhio particolare rivolto alla comunicazione e quindi alla sensibilizzazione. Il nostro primo obiettivo è proprio quello di incontrare l'utenza, dialogare con la stessa. E saremo sempre disponibili a chiarire ogni dubbio e ogni segnalazione che ci verrà fatta. Noi parliamo di raccolta differenziata, corretta e di qualità per traguardare gli obiettivi previsti dal contratto e dalla normativa, ma vogliamo anche arrivare poi a parlare di riduzione del rifiuto alla fonte e di riuso, tutte tematiche virtuose per il benessere della nostra comunità. E sulla sensibilizzazione dei cittadini anche l'assessore al ramo, Andrea Guido, ha le idee chiare. Noi faremo una vera e propria campagna di sensibilizzazione porta a porta e dove non arriveremo porta a porta utilizzeremo i mass media, i giornali, le televisioni e quant'altro. Dobbiamo necessariamente partire prima nel sensibilizzare i cittadini, perché poi gran parte del lavoro lo faranno proprio i cittadini stessi, quindi saranno loro a stabilire quale sarà la vera percentuale di raccolta differenziata che si farà nel futuro a Lecce.